È vero che Ulisse è l'alter ego, è il doppio di Dante, ma è anche vero che la somiglianza tra i due personaggi, tra i due modelli, non deve nascondere, ma anzi deve aiutare a vedere bene anche ciò che essi hanno di alternativo e perfino di inconciliabile. Lo studioso russo Yuri Lotman ha insistito in particolare sul modo in cui Ulisse è raccontato da Dante per definire non solo una figura parallela a sé per molti aspetti, ma anche Lotman ha insistito su come accanto a questo parallelismo prenda corpo una contrapposizione, tale da fare di Ulisse un vero e proprio antimodello rispetto a Dante. Il viaggio di Ulisse, cioè, muove dallo stesso bisogno di conoscenza da cui muove Dante, ma lo esprime, lo rappresenta e lo svolge secondo categorie, secondo procedure decisamente alternative e inconciliabili. Ulisse viaggia in orizzontale, Dante viaggia avendo sempre presente la dimensione invece della verticalità. E Ulisse viaggia con la sua nave sulla superficie terrestre cercando di allargare l'orizzonte delle conoscenze geografiche e l'orizzonte delle conoscenze culturali, terrene, che si connettono all'allargamento del sapere geografico. Conoscere viaggiando in modo orizzontale vuol dire ritenere importante un allargamento quantitativo del sapere. Il modello di Ulisse è il modello sul quale si baserà la scienza moderna. Allargare la quantità del sapere, avere cioè fiducia nelle possibilità della ragione umana, nelle possibilità della virtù umana, come dice Ulisse, di raggiungere un sapere sempre più ampio, sempre più abbondante, sempre più numeroso. Ulisse, cioè, lancia la sfida a tutte le prospettive di tipo religioso, credendo di poter con la sola capacità della propria intelligenza e con le sole forze sue e dei propri compagni, raggiungere anche i misteri della vita. Ulisse addirittura arriva con la sua nave fino alle soglie del regno dei morti, arriva fino a vedere il purgatorio, il monte del purgatorio.